Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, come avete letto dal titolo, svuota la spesa, sole 365. Lo so che questo supermercato non è presente in tutte le città, però comunque mi fa piacere farvi vedere quello che ho comprato. Allora, ci sono varie buste, solo questa è di sole perché, come sapete, io mi porto sempre le shopper in borsa, quindi questa qua già le avevo, ma non ce la facevo e ho dovuto prendere un'altra busta al supermercato. Allora, iniziamo da qui. Ho preso mortadella di pollo, questa qui. Questa praticamente è meno 60% di grassi, carne 100% di pollo, cotta lentamente in stufa, quindi va benissimo per la dieta. Quindi io la sto prendendo perché comunque a volte anche per cambiare sembra che ti stia mangiando la mortadella, ma in realtà non è mortadella, è una cosa comunque magra. Poi, busta di insalata. Sole fa tutti questi prodotti della Selex e io mi ci trovo bene. Poi, allora, vi dico anche i prezzi: 1 euro l'insalata e 1,20 euro la mortadella. Poi, latte, questo qui, bevanda biologica a base di riso, sempre della Selex, mi trovo bene. Poi, albume d'uovo, questo qui sempre della Selex. Allora, il latte 1,20 euro e l'albume 1,50 euro, no, 1,40 euro. Poi ho preso il barattolone, questo qui da 1 kg di yogurt, questo qui che mangio io, dato che io lo consumo tutti i giorni, perché la mia colazione è sempre con questo, prendo questo qua grande perché mi conviene, lo pago 5 euro. Poi, di qua, sempre marchio Selex, io prendo questi biscotti qua, sempre della Vivi Bene, e questi sono frollini al miele, sono buoni per la dieta perché sono per porzione, sono 30 grammi per porzione, quindi 4 biscotti 30 grammi, questi vanno benissimo per la dieta. Poi, ho preso il pane di segale, prendo sempre questo qua, questo l'ho pagato 1,50 euro. Poi ho preso le mandorle, come sapete il mio spuntino di mandorle, queste le ho pagate 2,28 euro. E poi ho preso la mia marmellata, la Hero. Questa è sempre senza zuccheri aggiunti, a gusto lamponi e mi pare che costava 2 euro. Sì, 2 euro. Poi, come diciamo cose a livello di detersivi, ho preso la carta igienica, questa qui, due veli. 4 rotoli, non lo so che marca sia, comunque sempre 1 euro e la prendo sempre, mi trovo bene. Poi ho preso questo qua, il Mastro Lindo per il bagno. Io di solito uso il Cif, però anche questo qua a volte utilizzo, è buono. Questo pulizia profonda, rimuove sporco e batteri, mi ci trovo bene e l'ho pagato 1,20 euro. Questo si può utilizzare anche per, vabbè, io lo utilizzo per il bagno, proprio per fare i pezzi del bagno, però anche per lavare a terra va bene. Poi, sapone intimo Neutro Med, questo 1,20 euro. Poi, il mio Nelson, amato Nelson, che come sapete, vi ho detto in un altro video, mischio con un pochino di candeggina e questo costa 1 euro. E infine il dentifricio, questo qui della Mentadent,
che utilizziamo noi, e questo qui l'ho pagato 1,80 euro. E niente, questo era tutto quello che ho preso da sole, tutti i miei acquisti di cibo e detersivi. Però volevo farvi vedere un'ultima cosa che invece mi ha regalato mia suocera, che ha preso al mercato rionale, e sono questi qua, i strofinacci, tutti così fatti rosa. Sa che mi piace il rosa e quindi me li ha presi. Sono quattro. Vedete questa fantasia qui, c'è questa qui e infine questa qui. Però sono tutti quanti nei toni del rosa e del bianco. E niente, queste erano tutte le cose che vi volevo far vedere. Il video è molto breve. Però ci tenevo a farvi vedere quello che appunto avevo comprato. E niente, raga, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.